color of green. Ground had a rose, then passed its knees. Signora Giuseppina, lei è sulla soglia degli 88 anni e gestisce questo famoso rifugio per animali abbandonati da quasi 50 anni, con lo stesso impegno, con lo stesso entusiasmo che manifesta del resto nella sua vita quotidiana. Ci dice come è cominciato tutto? Io sono nata in una famiglia dove i cani e i gatti non erano considerati cani e gatti, ma fratelli nostri. C'era molto rispetto e molto amore per gli animali. Quando ho conosciuto mio marito veterinario, ho capito la piaga del randagismo e dell'abbandono. Non immaginavo che i cani e i gatti si potessero abbandonare o fare altro. Quando la sera andavo in ambulatorio con mio marito, venivano i clienti, molte volte dicevano: ah no, dottore, mi metto a curare sto cane, ne faccia quello che vuole, e lo lasciava lì. E io ho cominciato a... è stato uno shock terribile per me, un dolore, uno shock terribile. Quindi ho desiderato solo lasciare tutto, la mia vita passata, l'insegnamento, il benessere, tutto, e dedicarmi completamente a lui. Perché quando loro facevano così, quando i padroni li abbandonavano, io li raccoglievo e li portavo a casa. Poi cominciarono a essere troppi, la solita storia del condominio che fa la guerra. E allora mio marito un giorno decise di prendere in affitto questo terreno e poi mi disse: adesso puoi raccogliere tutti i cani e tutti i gatti che gli altri abbandonano. Dopodiché sono stati costruiti box, io ho lasciato la mia casa, l'insegnamento, tutto, desiderato soltanto dedicarmi a loro. Ed eccomi qua. Chi ama gli animali dovrebbe essere dalla mia parte, che io faccio solo del bene agli animali. Purtroppo ci sono altri interessi, c'è la politica, ci sono gli interessi, forse qualcuno mira al mio rifugio. Non lo so, certo ne dicono di tutti i colori. Dicono che io do i cani alla vivisezione quando mio marito ha perso la sua vita per la vivisezione. Dicono che escono dei camioncini bianchi di qua, pieni di cani per la vivisezione, però nessuno ha mai preso la targa e nessuno ha mai chiamato la polizia. Perché? Forse loro sono i primi a non credere quello che dicono. E poi non lo possono dire più. E tante altre stupidaggini che dicono, che sono veramente assurde. Basta un pochino di cervello e di logica per capire che non può essere così. Gestire un rifugio per animali abbandonati, come il Parrelli, è impresa piuttosto complessa.
È richiesta un'attenzione, un impegno ed uno spirito di servizio nei confronti degli animali veramente straordinari. Adesso andiamo a fare un giro per vedere come funziona praticamente il rifugio Parrelli. Il canile deve essere continuamente tenuto in ordine e ben pulito, gli amici a quattro zampe sempre controllati nel loro stato di salute. I visitatori o coloro che chiedono assistenza o aiuto della signora Giuseppina soddisfatti per quanto è possibile nei loro bisogni. Alcuni bravi veterinari collaborano con il canile a questo scopo, con il Parrelli appunto. Il cibo per gli animali deve essere sempre selezionato per la qualità e distribuito ad essi con l'obiettivo di ottenere il loro continuo benessere. Giuseppina Parrelli riesce a fare questo duro lavoro da quasi 50 anni.